La Moldavia è una possibilità anche per voi del Molise, oppure invece è solamente un'iniziativa che oggi è sentita perché ormai realtà Cenerentola della Regione Puglia? Sicuramente un ragionamento da affrontare sulla riorganizzazione dei recinti amministrativi delle singole regioni sicuramente di particolare attualità. Vorrei però chiarire che è stata ferma la posizione determinatamente espressa dal Presidente del Consiglio, che ha parlato di rimandare alla prossima legislatura il tema sulle aggregazioni e sulle macro regioni. Ben venga che altri territori considerino il Molise quale regione da una qualità ambientale in tutti i sensi straordinaria, quale riferimento per eventuali possibili aggregazioni. Il Presidente della Provincia di Campobasso, De Matteis, è molto possibilista su questa unione. Ora il Consiglio Comunale di Foggia ha deliberato per un referendum, lo farà la Provincia. E voi che farete? Ma è chiaro che noi aspettiamo il risultato della volontà popolare espressa con lo strumento referendario. Finire di parlare del Molise come Cenerentola da aggregare ad A, B o a C, ma considerare il Molise come elemento di attenzione del Sannio da una parte e della Daunia dall'altra, forse dà un segnale diverso a chi continua a parlare di Molise come Cenerentola d'Italia. Tutte queste spinte come si conciliano nel progetto di macro regione adriatica? Ma la macro regione adriatica è già nei fatti, va oltre i confini regionali, quindi mi pare di poter dire che tutta la fascia costiera della provincia di Foggia già lavora con noi dal lontano 2002, considerando l'Euroregione. Con la nuova strategia approvata per le macro aree, in particolar modo per l'Adriatico Ionico, per la prima volta rientrante nella prossima programmazione, significa ragionare di opportunità per un'area vasta che, ripeto, come detto nelle premesse, va ben oltre i confini regionali.